Sindaco, inaugurata oggi l'ultima mostra prima del grande evento che Adro ospiterà in quest'anno della cultura. Sì, oggi inauguriamo questa seconda mostra dell'artista Mariano Carrara qua nelle sale di Palazzo Dandolo. Questa mostra è dedicata al balletto. Mariano è un artista che abbiamo conosciuto lo scorso anno, che si è innamorato subito delle sale del palazzo e che anche in quest'anno di Bergamo-Brescia, capitale della cultura, ha voluto portare le proprie opere e la propria arte. Quindi il connubio giusto, artista bergamasco in terra bresciana a esporre le proprie opere. Una mostra che durerà fino al 25 di giugno e poi pian piano nei mesi di luglio, agosto, la prima metà di settembre l'amministrazione inizierà appunto a preparare questa mostra dedicata a padre Costantino Ruggeri che poi durerà fino a fine anno, sarà il grande evento del comune di Adro, dell'amministrazione e di molteplici sponsor che credono in questa iniziativa e che porteranno le opere appunto di Costantino Ruggeri nuovamente a Palazzo Dandolo per far vedere non solo alla gente di Adro, alla gente di Bergamo e di Brescia, ma abbiamo un obiettivo che è più ampio, di coinvolgere molte più persone, visto il richiamo internazionale dell'artista. L'arte di Mariano Carrara torna a Palazzo Dandolo, tra le opere esposte una serie dedicata al balletto, un'arte che entra in punta di piedi in questo palazzo storico. È una mostra bellissima, specialmente per questo palazzo che valorizza i miei quadri, e tutte le volte che vengo ad Adro mi emoziono. Il tuo rapporto con questo palazzo, un amore a prima vista? Amore a prima vista, come l'anno scorso, che avevo appunto creato dei quadri inerenti a queste sale che valorizzano i quadri quasi antichi, sono moderni ma rispecchiano degli echi del passato. E come l'anno scorso, una grande folla all'inaugurazione? Sì, quello sì, riesco ad attrarre sempre gente per valorizzare l'arte, perché difficilmente in Italia c'è questa voglia di arte, solo che tante volte non si riesce a comunicare al pubblico il giusto modo per gustarsi l'arte in palazzi storici come questo. In questo anno della cultura, artista bergamasco in terra bresciana, connubio perfetto di questo gemellaggio. Sì, è un equilibrio perfetto, perché a parte sono sempre stato legato a Adro, visto la mostra dell'anno scorso in tempo poi di Covid, che era una cosa molto più pesante, e oggi è proprio una gioia, un ritorno a Adro in questa cultura, in questo gemellaggio di culture che sono due province che sono speculari per me, sia per l'arte, per lo sport, diciamo per la cultura.